Questo programma è offerto da Tecnocampus. Buonasera e benvenuti cari amici di Teleprima ad una nuova puntata di Obiettivo Caserta, come di consueto ogni sabato sera qui negli studi di Teleprima. Anche questa sera con me due ospiti veramente speciali, come di consueto il sindaco di Caserta Carlo Marino. Buonasera sindaco, ben ritrovato. Buonasera a tutti, salve a tutti. E alla mia destra invece per la prima volta qui negli studi di Teleprima il consigliere comunale Pasquale Antonucci. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. E benvenuto negli studi. Grazie. Di Teleprima per parlare con noi ovviamente di Caserta. Sindaco, inizio subito con lei. Giornata di festa, c'è stata Pasqua, c'è stata Pasquetta, anche il 25 aprile. Ci avviciniamo anche al 1° maggio e c'è stato un vero e proprio boom di turisti nella nostra città. Notizia che ovviamente ci rallegra molto, ci fa molto piacere non solo alla Reggia di Caserta ma in tutta la città, il Belvedere di San Leo, già Caserta Vecchia, veramente ovunque. No, sono stato e continueranno anche questi prossimi giorni dei momenti importanti per la città. Abbiamo visto una città, tutti gli alberghi pieni, la ristorazione, i locali erano tutti pieni. Poi, come sempre, un po' di polemiche ci vogliono. Il cancello di Via Giannone aperto o non aperto, il della Reggia, il lunedì in Albis avete voluto proteggere il Belvedere dall'invasione dei turisti. Ma queste cose, diciamo, fanno parte della dialettica normale e ordinaria. Non dobbiamo guardare la piccola giornata o il piccolo deficit che ci può stare nell'organizzazione della Reggia o degli eventi al Belvedere. Quello che accade è che invece c'è un modello Caserta che ormai sta andando in positivo, che sta costruendo una attrattività. C'è una piazza Carlo III bellissima, c'è un centro storico che ieri era invaso da persone ed era una grande passeggiata in centro storico, la Caserta medievale, il Belvedere di San Leucio. Ricordo a me stesso che anche il 1° maggio il Belvedere di San Leucio sarà aperto a tutti. Siamo già strapieni di prenotazioni per quanto riguarda le visite guidate sia dell'area museale dell'archeologia industriale e sia per quanto riguarda, e consiglio a tutti di andare a visitare questa mostra fotografica sulla Via della Seta, una mostra internazionale unica in Italia che poi dopo andrà a Londra. C'è oggettivamente una città che inizia a sentire il piacere di vivere anche attraverso il turismo. Ecco consigliere, una bella soddisfazione per la città di Caserta che ha veramente tanto da offrire, ancora di più non solo per i casertani ma anche per i turisti che vengono da fuori e la visitano, quindi sempre più attrattiva. Sì, sì, sicuramente sì. E infatti ieri sera era proprio piena e quindi è un piacere vedere tutta questa gente in giro, tante iniziative che ci sono state anche a livello personale da parte dei negozianti e tutto quanto, quindi abbiamo avuto un grande ritorno penso per la città. Sì, un ritorno molto importante. Sindaco, un altro momento speciale dei giorni scorsi è stato quello del 25 aprile, il solito ricordo al monumento dei caduti per ricordare un giorno importante, quindi l'aggregazione in città è anche questo. Assolutamente sì, l'altro giorno, giovedì, abbiamo vissuto un momento importante. Era la liberazione, era ricordare il 74° anniversario sia della resistenza sia della liberazione, ma soprattutto ricordare chi ha dato la vita per permetterci oggi di essere liberi, di aver combattuto il nazifascismo, di aver costruito le prospettive per i diritti civili, per i diritti umanitari, per i diritti sociali, ma soprattutto i diritti. Questo è lo schema fondamentale su cui dobbiamo costruire la società. Non dimenticare il passato, ricordare a partire dalla nostra identità a chi ha sacrificato la propria vita o ha sacrificato la propria esistenza rispetto a quello che è un percorso delle future generazioni, rispetto a quello noi dobbiamo continuare ad andare oltre, a costruire la prospettiva, a costruire un paese dove ci sia sempre più libertà, più uguaglianza,
più costruzione di un modello sociale forte, più rispetto degli altri e soprattutto stare vicino a tutti quanti noi senza etichettare chi ha delle diversità. Chi è diverso da noi è uguale a noi, non può essere altrimenti, perché così non costruiamo una società, ma costruiamo soltanto una differenziazione che non ci fa costruire poi un modello forte e credibile di società e non diamo una prospettiva ai giovani di, non solo di occupazione, di economia, ma anche di vita e di qualità di vita. Ecco consigliere, sono giornate importanti anche per i giovani, perché per molti il 25 aprile è soltanto una giornata di festa, quindi dal lavoro, dalla scuola, invece c'è molto altro e quindi è importante poi inculcare questa cultura anche a loro, ai più giovani ovviamente. Ma infatti c'è stata una grande partecipazione da parte delle associazioni che hanno proprio rimesso in gioco tutte quelle cose che loro hanno vissuto, che abbiamo vissuto tutti gli anziani. I giovani sicuramente hanno altre visioni, nel senso che, come dicevo pure appunto l'altro giorno, sicuramente loro sono più, sembra che siano distanti, però hanno un altro modo di vivere certe manifestazioni e certe cose. Magari c'è stata pure non una grande partecipazione da parte loro, però sicuramente penso che nel loro intimo, nel loro io, sono vicini a queste iniziative e sicuramente li fanno crescere. Ecco, poi queste iniziative appunto servono proprio ad avvicinare i giovani, ma non solo, proprio a ciò che succede in città, all'operato dell'amministrazione, del Consiglio Comunale, del Sindaco, quindi è importante anche per questo. Sì, sicuramente sì, però ripeto, come dicevo prima, forse hanno un'altra visione di queste iniziative, di queste cose qua, e quindi può sembrare che magari siano assenti, perché poi se le andiamo a contare non è che erano tantissimi presenti lì al monumento l'altro giorno. Però sicuramente sentono questa manifestazione, sono vicini alle istituzioni. Ecco, abbiamo parlato spesso di sinergia, consigliere, lei si occupa proprio in particolar modo, tra le tante cose che fa, anche delle sinergie con le forze dell'ordine, in particolar modo. Con le forze armate, con le forze armate che Caserta è una città militare, e lo è sempre stata, e ancora di più adesso stiamo rivedendo, mettendo assieme tante iniziative, sicuramente con gli amici dell'aeronautica, con l'esercito, anche con le forze di polizia, e iniziative che si stanno mettendo in campo nell'ambito sul territorio comunale. E abbiamo anche diversi raduni che si saranno fatti da qui a seguire, i prossimi più immediati abbiamo quello lì con i ingegneri dell'esercito, poi ci sarà quello lì degli artiglieri e abbiamo già fatto raduni tipo dell'aeronautica. In effetti cerchiamo di portare gente a Caserta, delle persone che sono state qui in passato, hanno vissuto la loro gioventù e portano ancora di più economia alla città. Certo, Sindaco, altra operazione molto importante, ovviamente le sinergie, ne parliamo spesso. Noi ci abbiamo creduto molto e con Pasquale ci abbiamo lavorato veramente in sinergia. Intanto abbiamo fatto una grande battaglia, che è quella di aver fatto restare l'aeronautica a Caserta. Abbiamo costruito la prospettiva perché loro nelle aree adiacenti all'ex ospedale militare possano realizzare ulteriori strutture per investimenti per più di 10 milioni di euro. Realizzeranno altri aulari per l'aeronautica. Raddoppieremo gli allievi presenti sul territorio, quindi significa giuramenti, famiglie, iniziamo a rivivere di nuovo quell'economia che l'aeronautica tanto ha portato a Caserta e che in ogni famiglia ha visto la divisa azzurra presente. E rispetto a questo, rispetto alla grande, anche devo dire la verità, grande anche sinergia tra le istituzioni, questo ha aiutato molto il lavoro che abbiamo fatto con lo Stato Maggiore dell'Aeronautica, con lo Stato Maggiore della Difesa, il tema del raccordo con città militare, città del turismo e città della sanità, quella che sarà la prospettiva del Policlinico, poi ne parleremo le prossime settimane, anche lì ci sono novità molto ma molto importanti. E rapporto con l'Aeronautica, rapporto con la Brigata Garibaldi, stiamo diventando riferimento importante anche delle scuole che sono fuori, sia Capua ha deciso di fare il suo giuramento dinanzi Piazza Carlo III, come bene ci ricordava il consigliere Antonucci, avremo il raduno nazionale sia del genio militare sia dell'artiglieria nazionale. Per la prima volta l'artiglieria scende al sud a fare il suo raduno nazionale, sono migliaia e migliaia di persone che invaderanno la nostra città e anche quella è circuito turistico-culturale, economia e anche eventi di ricordo della loro storia, della loro carriera. Dopodiché c'è la scuola di Maddaloni che anche quella ha creato forte sinergia con noi. Io penso che non possiamo
non tener conto che la cultura anche e le regole che trasferisce l'essere e sentirsi militare ha portato anche economia a questa città, l'ha portato in passato, c'è stato un momento di fermo, oggi le istituzioni si sono rimesse insieme, ci sono tutti i percorsi sia comunali sia amministrativi e sia la voglia della difesa e dell'esercito di restare a Caserta, di prospettarlo e crescerla. Sicuramente l'avere la nostra aeronautica, avere qui, ricordo a me stesso, c'è stata la prima sede dell'Accademia dell'Aeronautica, è stata a Caserta, la prima sede dell'Accademia della Guardia di Finanza è stata a Caserta. Abbiamo una storia, abbiamo delle tradizioni che possono dare soltanto economia, futuro e un senso civico, un senso di essere del rispetto delle regole. Ecco, Caserta eccellenza anche per quanto riguarda le forze armate, quindi volevo sottolineare che il prossimo giuramento a cui facevo riferimento il sindaco lo si farà di sera. Sì. Quindi sarà una cosa particolare. Suggestivo, sì. Assolutamente, poi sono cose che è sempre bene ricordare perché magari hanno meno visibilità rispetto agli eventi, rispetto ad altre cose, diciamo, di dominio pubblico, quindi è sempre bene ripeterle e ricordarle, visto che sono poi cose molto importanti. Sindaco, parliamo anche un po' di ciò che è successo, un po' della parte amministrativa, è arrivato l'ok per 38.000 euro di fondi al comune per il progetto Scuole Sicure. Beh, al di là della somma, che è una somma simbolica, è il tema che a noi ha affascinato. Abbiamo partecipato a questo bando che ci ha dato questo finanziamento perché volevamo dare un segnale che a parlare di sicurezza di un territorio e sì la videosorveglianza su tutta la città. Ricordo a me stesso che dopo una serie di problemi abbiamo quasi risistemato tutte le telecamere in città, già 22 sono completamente funzionanti, già stanno risistemando le altre, ma soprattutto dobbiamo mettere in sicurezza con una serie di progetti in sinergia con le forze dell'ordine anche i nostri ragazzi. Lunedì parte un tema importante, parte una ZTL intorno a Corso Giannone dalle 8:15 alle 9 di mattina e dalle 12 alle 14, proprio perché vogliamo mettere in sicurezza i nostri ragazzi, proprio perché vogliamo che siano ambientalmente bene e che non rischino la propria vita e i genitori devono stare tranquilli. Dobbiamo cambiare le nostre abitudini, e cambiare le nostre regole, cambiare la nostra forma, però abbiamo messo una serie di servizi, abbiamo potenziato il piedibus, ci sarà più trasporto pubblico locale, abbiamo permesso di parcheggiare in modo gratuito sulle strisce blu negli orari della ZTL su Piazza Vanvitelli, via Sant'Antonio e Corso Giannone, cioè cerchiamo comunque di aiutare i genitori a un percorso. Però è chiaro che la società cambia rispetto ai temi, se no è inutile che ascoltiamo la ragazza svedese e tutti applaudiamo sulla sostenibilità ambientale o che ci state togliendo la prospettiva di vita futura, quando interveniamo qualcuno ci dice no, ma io devo arrivare con la macchina sotto la scuola, no, ma io come faccio, io poi devo andare al lavoro. Dobbiamo cambiare le nostre abitudini, quello è la svolta per mettere le scuole in sicurezza. Lo facciamo partecipando a dei bandi pubblici nazionali, fra poco siamo in graduatoria, arriverà anche un finanziamento importante sulla videosorveglianza e potenziamo la videosorveglianza su tutte le scuole della città più sui quartieri popolari, quindi iniziamo a fare un'integrazione forte che ci metta sicuro le scuole. Stiamo, e qua la raccontiamo, stiamo preparando la partecipazione a un bando importante per la rete scolastica delle piste ciclabili. Partecipiamo a un progetto importante che stiamo realizzando in cui mettiamo casa scuola, si arriverà a scuola dei nostri ragazzi in bici con tutto un sistema di piste ciclabili in città. Partiamo adesso, già siamo con il primo finanziamento, lo faremo su Corso Giannone, dall'Aldifreda a Piazza Vanvitelli e dalla stazione ferroviaria facciamo via Verdi, via Renella, via Unità d'Italia. Cioè c'è un sistema che mette in sicurezza i nostri ragazzi, le scuole e crea una sostenibilità ambientale. Esatto, che è importantissimo. Consigliere, ha detto il sindaco, bisogna cambiare le abitudini di vita ed è proprio quella la molla che poi fa scattare il vero e proprio cambiamento. Sicuramente. E giustamente, come faceva riferimento il sindaco, chi vuole arrivare fino sotto, dentro la scuola quasi con la macchina, purtroppo sulle scale, e lanciare poi il bambino. I tempi sono cambiati e quindi bisogna adattarsi a quella che è la vita. Giustamente sottolineava il sindaco che i parcheggi saranno gratuiti nelle vicinanze della scuola, quindi
chi arriva a 50 metri prima o 100 metri prima non cambia niente. Sicuramente i primi giorni saranno un po' dedicati all'assestamento, però poi dopo ci si abitua e pensa che le cose possono andare per il meglio. Insomma. Su questo, proprio come lo dice il consigliere Antonucci, ci saranno 20 giorni di prova, quindi noi partiamo lunedì 29 aprile, ma per 20 giorni c'è una prova, addirittura parcheggio King House, basta, chi deve andare al parcheggio perché ha l'abbonamento, basterà che poi potrà comunicarci le targhe il gestore e non prenderanno assolutamente multo, questo varrà anche per le scuole, quindi tutto questo lo facciamo proprio per cercare di mettere assolutamente in sicurezza i ragazzi, lo facciamo anche mettendo in condizione le famiglie di avere una gestione ordinaria e di mettere in condizione chi opera in quella zona di arrivare facilmente al lavoro. Però non dimentichiamo PM10, salute dei bambini, aumento dei tumori, perché sennò io mi devo ricordare che sono anche il primo responsabile della tutela della salute pubblica dei cittadini. E ultimo aspetto che io ritengo fondamentale, noi possiamo costruire una prospettiva di città se aumentiamo la qualità della vita, la vivibilità. È inutile che diciamo che siamo negli ultimi in graduatoria se poi non aumentiamo le nostre ZTL, non aumentiamo le nostre piste ciclabili, e questo significa modificare le nostre abitudini, che a volte possono non essere quelle che nella prospettiva futura siano idonee per la nostra città. È un sacrificio che dobbiamo fare, lo dobbiamo fare tutti insieme, e lo dobbiamo fare costruendo la prospettiva del futuro e non con polemiche inutili e che non servono. Anche su questo aspetto, la classica polemica, ma poi perché avete iniziato da qui e poi a via Roma c'è ancora inquinamento? Non vi preoccupate, con il tempo arriveremo anche a via Roma e anche lì bisogna fare un intervento, ci sono delle scuole che vanno messe in sicurezza anche lì dobbiamo sistemare la mobilità a gomma rispetto al trasporto pubblico locale, rispetto all'alto tasso anche lì di inquinamento, anche lì i cittadini hanno diritto di vivere una qualità di vita migliore, anche lì quindi troveremo delle formule di ingresso e di uscita della città più idonee rispetto al sistema attuale. Ma da un punto dovevamo iniziare, abbiamo voluto iniziare da un punto che era fondamentale rispetto a quella che era la centralina dell'ARPAC. Ovviamente ci vuole un po' di pazienza, come tutte le cose nuove, lo diciamo sempre, una fase di rodaggio e poi sicuramente le cose andranno bene, anche perché il sindaco, prendendo a modello anche altri centri storici di altre città importanti, le ZTL ci sono. Ci sono, anzi, vengono allargate sempre di più e sono quelle che creano economia. Quindi la visione è muoiono le aziende, non è vero, nelle ZTL addirittura ci sono delle storie, delle vicende in cui sistemi anche bancari, economici chiedono espressamente di stare nelle ZTL e non fuori dalle ZTL per poter investire. Secondo aspetto, altro elemento importante che io ritengo necessario è che noi, se costruiamo dei modelli sociali forti sulle ZTL, noi abbiamo parcheggi a raso, dobbiamo abituarci anche un po' a passeggiare, a utilizzare la bicicletta, cioè cambiare le nostre abitudini. Noi abbiamo delle temperature ottime, abbiamo una città che è abbastanza piana. Ci sono città del nord dove le temperature sono molto più fredde eppure utilizzano mobilità sostenibile alternativa rispetto a quello che è l'auto. Dobbiamo parcheggiare i nostri SUV nel garage e iniziare a immaginare che possiamo vivere la nostra città. Lo so, divento antipatico, questo che si è messo in testa, però se noi siamo chiari e diamo un segnale che dove vogliamo portare la città, noi ne guadagniamo in termini economici, occupazionali, sostenibilità ambientale, qualità della vita, vivibilità e per i nostri giovani una prospettiva seria. Ecco, quindi lasciate le macchine a casa, camminate con i vostri bambini, ma a prescindere anche nei weekend, anche durante la settimana, sempre effettivamente le temperature lo consentono, fa caldissimo in questi giorni, ma soprattutto c'è una città da vivere che è veramente bellissima e ne vale la pena al 100%. Sindaco, un'altra precisazione sulle pagine del sito del Comune di Caserta, sempre riguardo le scuole, per concludere poi l'argomento, l'assistenza specialistica nelle scuole non sarà interrotta. Altra cosa importante che aveva necessità di precisazione poi. Sì, assolutamente. Noi abbiamo messo sempre al centro le politiche dovevamo scegliere, a volte con tanti colleghi, amici, consiglieri comunali, discutiamo spesso, no? Quello del paniere, la somma che abbiamo a disposizione per gestire la città.
noi non possiamo come le famiglie spendere oltre a quello che incassiamo. Se prendiamo lo stipendio possiamo spendere solo lo stipendio, certo. Un po' va per il risparmio, un po' va per il mutuo, un po' va per pagare i debiti e un po' va per fare gli investimenti. La quota investimenti, tante volte noi dovevamo decidere se lasciare le buche in strada o dare risposte ai deboli, ai disagiati, ai disabili, ai meno abbienti, alle politiche sociali, alle politiche di risposta ai ragazzi di sostegno. È entusiasmante il fatto che noi diamo risposte sempre a chi ha meno possibilità o necessità. In questo caso specifico, assolutamente, entro il 30 aprile, appena dopo, sin dal 2 maggio, ripartirà assolutamente il servizio di assistenza specialistica rispetto al servizio che diamo all'interno delle scuole per assistere sempre di più i ragazzi che usufruiscono del sostegno e mai è stato interrotto se non il periodo in cui la scuola era chiusa. Quindi c'è stata una notizia errata, poi non riesco mai a capire i meccanismi perché vengono date queste notizie, ma questo poi creare un panico rispetto alle famiglie che hanno bisogno penso che non faccia bene a nessuno. Noi dobbiamo dare risposte concrete. Rispetto a questo è entusiasmante l'incontro che ho avuto giorni fa con una serie di famiglie che vivono fuori Caserta, che vivono ai confini della Casertano, i quali vogliono trasferirsi a Caserta, che i loro figli hanno problemi di sostegno, hanno problemi di disabilità dei figli, perché dicono a Caserta ci sono servizi di assistenza specialistica all'interno delle scuole con ottimi anche insegnanti, qua un premio anche ai nostri insegnanti, alle nostre scuole, che aiutano questi ragazzi con una serie di attività insieme all'ASL, cosa che invece in altre realtà, in altre province assolutamente non accade. Quindi è stato bellissimo incontrare queste famiglie, farci complimenti e aver deciso di fare tanti chilometri ogni giorno, ogni mattina per portare i nostri figli, i loro figli, nelle nostre scuole, perché hanno insegnanti ottimi, specialistica ottima e amministrazione attenta ai servizi per i più deboli. Ecco, consigliere, è importante che Caserta sia punto di riferimento anche in questo. Sì, sicuramente il sindaco diceva bene, ma già lo siamo, penso che forse non è percepito abbastanza, magari lo nota più chi viene da fuori, ecco, giustamente come faceva riferimento il sindaco, perché noi siamo abituati a questo standard e quindi magari non ce ne accorgiamo, però in effetti si nota la differenza tra la città di Caserta e altre realtà. Ecco, altra notizia dei giorni scorsi, sindaco, è arrivato l'ok della giunta per 113.000 euro per la pubblica illuminazione di Piazza Moro. Ne avevamo parlato già anche nella scorsa puntata, che è un punto importantissimo. Corso Trieste ha bisogno di una attenzione massima dell'amministrazione. La volta puntata scorsa abbiamo detto che a mano stiamo sistemando o togliendo quelle pericolose, le pedane, che oggettivamente non mi piacciono, sono state, le abbiamo trovate, però abbiamo subite, a ragione Pasquale. Tutti d'accordo, l'abbiamo su subite tutti, abbiamo subite tutti. E allora a un certo punto, dove ci sono pericoli messi in sicurezza le togliamo, dove sono da sistemare le sistemiamo, adesso le abbiamo messe, ieri ho fatto una verifica su Corso Trieste, quelle che ci sono in sicurezza. Però Corso Trieste e Piazza Aldo Moro aveva necessità di un intervento importante. Era buia, era pericoloso con i loro alberi, c'era spaccio, c'era poca sicurezza per i giovani, lì abitano tante famiglie che mi hanno chiesto di intervenire, e poi deve essere una piazza ridata alla città. Quindi noi cambiamo l'illuminazione, la potenziamo, risparmio energetico, mettiamo la videosorveglianza, metteremo il wifi libero per i ragazzi in quella zona. Lì già abbiamo sistemato tutti gli arredi urbani che erano distrutti, abbiamo sistemato tutte le panchine, abbiamo dovuto togliere degli alberi che erano pericolosi per alcune abitazioni, quindi quella piazza nel mese di maggio partiranno anche le gare, quindi io presumo che nel mese di luglio noi potremo anche già iniziare a montare l'illuminazione in quella piazza. Quindi oggettivamente abbiamo creduto di dare un segnale importante. Quello poi si va a inserire in un progetto molto più importante, ne abbiamo parlato già altre volte, sì, di 1.630.000 euro, che è la riqualificazione della pubblica illuminazione, del risparmio energetico, dei LED e anche dei pali, che va dalla stazione e che ci porta fin su a San Leo, cioè poi in altre zone, che crea una riqualificazione sia sulle frazioni di Ercole, sia sulla zona della stazione, sia tutte le aree che accompagnano poi il collegamento sempre di più Reggia-San Leucio.
Ecco, un segnale molto importante, consigliere, anche perché in quella zona particolare poi di Corso Trieste sta avvenendo una piccola riqualificazione, stanno sorgendo nuovi esercizi commerciali, c'è di nuovo, tra virgolette, una certa movida, quindi che si era spostata in altre zone di Caserta. Contrariamente a quanto si pensa e si dice che in effetti il Corso si sta svuotando, forse ci sta un'inversione di tendenza che sicuramente forse va a salire verso Piazza Margherita, insomma. Sì, io sono d'accordo con il consigliere Antonucci, io sono convinto che nei prossimi 2 anni avremo una rivoluzione su Corso Trieste. I proprietari dei locali hanno fatto una scelta importante, hanno abbassato le richieste di locazione, c'è tanto food che sta arrivando, ho visto anche attenzione che iniziano ad aprire anche attività che vanno verso il merchandising, verso l'incoming della città. Si è ripopolato fortemente il primo tratto, adesso noi riqualifichiamo anche via Aldo Moro, anche attività commerciali, pasticcerie importanti, quindi vedo una risollecitazione di quel corso. Ieri mattina era bellissimo vederlo tutto pieno di persone che passeggiavano, quindi oggi dobbiamo migliorare le nostre vetrine, dobbiamo costruire sicuramente più servizi per chi viene nella nostra città, e il corso deve essere uno dei punti su cui puntiamo noi come amministrazione, ma l'intera città. E poi, sindaco, mi permetto di aggiungere, perché l'ho sentito con le mie orecchie, proprio testuale, come bella la fila all'info point di Piazza Gramsci nei giorni scorsi. Quindi quella finalmente questa è stata una scelta fondamentale, l'abbiamo fatta insieme a Convindustria Turismo, insieme al board degli imprenditori che fanno turismo sulla città, ci hanno creduto loro, ci abbiamo creduto noi lì. I privati stanno mettendo una serie di servizi, lo stiamo facendo anche noi, abbiamo iniziato a mettere il trasporto pubblico locale Reggia Belvedere Caserta Vecchia, per l'estate stiamo facendo una grande scommessa con il gestore della concessione del trasporto pubblico locale, metteremo il primo open tour in città, quindi il primo autobus aperto con le audioguide che raccontano magari il nostro centro storico. Magari faremo una puntata proprio da lì. Sarà molto carino fare un percorso insieme con voi e con Teleprima e con i cittadini per far conoscere, e per di più ci saranno delle tariffe veramente popolari proprio per permettere a tutti di conoscere la città. Ieri mattina era bello vedere il trenino in città, ho fatto una battaglia perché ci fosse un trenino in città che facesse vedere il nostro bel centro storico, c'erano turisti, ieri mattina vedevo giapponesi girare su Corso Trieste e via Mazzini. Beh, la sfida è che tutti insieme costruiamo un modello che diventa un modello città di alta qualità. Esatto, consigliere, poi in estate ci saranno anche le universiadi, quindi... Sì, inizieranno giorno 3 luglio e finiranno giorno 13 luglio. Abbiamo tanta gente che viene in città, ci stiamo organizzando e penso che abbiamo un ottimo risultato, sicuramente ritorni positivi per la città. Sindaco, non ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, ma c'è stata nei giorni scorsi anche una sua visita importante a Pasquale Casertano. Siamo andati proprio insieme. Siamo andati proprio insieme, io e il consigliere Antonucci insieme al consigliere Boccagna, e non è potuto esserci, ma doveva esserci anche il consigliere Guida, che è un carabiniere in pensione, quindi proprio lui ci teneva moltissimo, purtroppo le sue esigenze familiari non è potuto venire, ma sarà alle prossime tappe. È stato un momento importante, abbiamo incontrato innanzitutto l'Arma, che ci ha accompagnato nel percorso di rispetto del diritto alla salute, in questo momento questo ragazzo sta avendo ed è ricoverato a San Giovanni Rotondo nelle ultime cure. Abbiamo incontrato la famiglia, abbiamo augurato a loro delle serene festività, ma soprattutto gli abbiamo augurato di vederci presto a Caserta, questo ragazzo che si è sacrificato, che ha dato un segnale forte di come si può aiutare il prossimo, ha rischiato la vita e anche subito un'operazione delicatissima dove al limite era la sua stessa vita, e quindi rispetto a questo noi pensiamo che fra un mese e mezzo lo aspetteremo a Caserta, lo aspetteremo al comune insieme all'amministrazione comunale, ai casertani e insieme naturalmente all'Arma dei Carabinieri, augureremo a lui una prospettiva e un futuro e lo ringrazieremo per il sacrificio che ha fatto. Naturalmente dovevamo andare perché era il segnale che Caserta è vicino ai suoi uomini, alle sue donne, ed è vicino a chi dà sempre la possibilità di aiutare il prossimo. Consigliere, un momento importante, ma tanta emozione. Immagino. Sicuramente, sì. E io volevo sottolineare ancora di più la vicinanza che l'Arma dei Carabinieri ha dato alla famiglia, perché la sta assistendo dal primo giorno e abbiamo visto proprio una cosa particolare, quindi ringraziamo l'Arma dei Carabinieri che sicuramente ha sempre dimostrato questa vicinanza a chi si è messo a disposizione per la collettività.
Sindaco, appuntamenti in agenda, ce n'è uno molto importante per lunedì mattina. Beh, lunedì mattina c'è una bella cosa, diciamo, ci abbiamo lavorato dal primo giorno che abbiamo iniziato ad amministrare, giugno 2016, ricordo che ad agosto 2016 già andavo girando negli uffici del comune, c'era tutte le della regione Campania, c'erano tutte le aree adiacenti di fronte al realizzando policlinico che erano ferme, strade bloccate, infrastrutture che dovevano servire sia alle frazioni di Tredici e Falciano, ma al sistema della mobilità anche di via Ferrarecce e via Acquaviva, e sia le infrastrutture che servivano per il polo tecnologico sanitario, per quello che sarà il PIP, l'insediamento produttivo che noi vogliamo fare in quella zona. Ci siamo riusciti, abbiamo completato un cantiere in tempi strettissimi, abbiamo lunedì mattina alle ore 13 in via Campania, nei pressi della inaugureremo queste infrastrutture, strade, marciapiedi, fogne, impianti di illuminazione a LED, risparmio energetico, tutta una serie di attività, centrali già elettriche per prepararci a mettere le aziende che creeranno occupazione per la nostra città, ma soprattutto facciamo una cosa anche interessante, erano rimasti di un po' di soldi, inauguriamo anche una piazzetta, un parco giochi inclusivo, e cioè un parco giochi che mette insieme la possibilità di far giocare sia ragazzi disabili o non normodotati e sia quelli normali, e rispetto a questo diamo la prospettiva che stando insieme, facendo inclusione sociale, facendoli giocare insieme, avremo rispetto sempre di più di chi è più debole di noi. Questa è la sfida, ed è la sfida con cui, con un parco giochi inclusivo, con le infrastrutture primarie e secondarie, che sblocca completamente il sistema della mobilità in quella zona. Vi accorgerete come in quella zona si camminerà in termini di mobilità a gomma in modo più celere. Poi è bellissimo vedere anche tanta gente che la mattina va a correre per quelle zone. Io penso che è il policlinico che fra pochi mesi, ma diciamo per scaramanzia non lo diciamo ancora, riparte, e forse diciamo lì stiamo creando veramente una nuova caserta, che è una caserta che mette in campo aziende per l'occupazione, che mette in campo infrastrutture, che mette in campo il polo della sanità, e che sblocca una serie di sistemi che possono dare una prospettiva di vita alle future generazioni. Assolutamente, lunedì momento molto importante, ovviamente non mancheremo anche noi di Teleprima con le nostre telecamere. Consiglio. E naturalmente lunedì mattina, non l'ho detto, lunedì mattina ore 10 ci sarà il presidente De Luca insieme a tutta l'amministrazione, a tutte le autorità. Noi ci auguriamo che ci siano più cittadini possibili, perché questa è una cosa della città, con la città, per inaugurarla e partire. Assolutamente, consigliera, lei la chiosa, cosa bolle in pentola in consiglio comunale? Ma è finalizzata a che cosa? In generale. Noi siamo sempre, il sindaco lo sa, siamo sempre in attesa di qualche movimento, qualche cosa. Non sto qui adesso a mettere il dito nella piaga, comunque. Non era una domanda tendenziosa, giuro. Lei la fa proprio in un periodo in cui siamo, spero siamo nella... in finale, in dirittura finale per questa situazione, spero che si risolva quanto prima. Siamo nelle mani del sindaco, vediamo un po'. Sindaco, comunque, tutti nelle sue mani. Volevo tornare, però volevo fare un passo indietro e ritornare sul discorso della zona PIP. Ricordiamo anche che si aprirà via Carcas da breve, e sicuramente la zona migliorerà, tutta la zona circostante. Liberiamo fortemente via Ferrarecce, tratto di Viale Lincoln. Via Acquaviva, avremo un ritorno anche per... Anche il lavoro che ha fatto il consigliere Antonucci, anche su Via Acquaviva stiamo sbloccando via Feudo San Martino, anche lì sta ripartendo un nuovo sistema di mobilità. Noi la mobilità è fondamentale, si sblocca via Acquaviva, si sblocca via Ferrarecce, si sblocca il secondo tratto di Viale Lincoln, apriamo le frazioni di Tredici e Falciano, oggettivamente avremo un ritorno in quella positivo. Zona c'è un ritorno di qualità di vita e di vivibilità assolutamente enorme.
Una riqualificazione a 360 gradi, insomma. Che dicevo un mio amico a 380 gradi, lì si faceva, lì si faceva anche un po' di ritorno. Un po' di ritorno. Noi siamo in chiusura, grazie mille al sindaco di Caserta, Carlo Marino, grazie. Grazie a voi tutti, grazie. Grazie, buona serata. Pasquale Antonucci. Grazie per l'invito e buona serata. Riaspettiamo presto qui negli studi delle prime, che poi vengono ma non tornano, non so, no, scherziamo ovviamente. Grazie mille anche a voi telespettatori. Spettatori che ci avete seguito in questo sabato, un buon proseguo di giornata sempre con i nostri programmi e vi riaspettiamo sabato prossimo per Obiettivo Caserta. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.